Il capitalismo oggi è assoluto in due accezioni. Per un verso è assoluto perché è pienamente realizzato, tutto è diventato merce a livello sia reale sia simbolico e dunque il fanatismo economico trova se stesso rispecchiato in ogni cellula del simbolico e del reale. E poi è assoluto perché absolutus, sciolto da ogni vincolo morale, etico, religioso, reale, politico, in grado di limitarne o di frenarne lo sviluppo. Il capitalismo assoluto e pienamente realizzato è un capitalismo che per imporre se stesso deve neutralizzare l'elemento etico borghese. Quell'elemento etico borghese che il più grande pensatore della modernità, Hegel, nei lineamenti di filosofia del diritto del 1821, aveva qualificato come Sittlichkeit, l'eticità, la teoria dei costumi, potremmo dire, l'etica pubblica. Il mondo borghese, non ancora del tutto sussunto sotto il capitale, era un mondo che certo prevedeva la libertà del commercio e già anticipava la tendenza oggi realizzata alla mercificazione totale del reale e del simbolico, ma che proprio in quanto non aveva ancora portato a compimento questa tendenza, pur connaturata alla logica di sviluppo del capitalismo, manteneva una sua dimensione etica, che Hegel caratterizza in estrema sintesi nei lineamenti di filosofia del diritto, nei momenti fondamentali dell'istituzione familiare, la famiglia come luogo dell'eticità sentimentale, della stabilità sentimentale e affettiva, del lavoro, potremmo dire come luogo della stabilità professionale, in cui appunto gli individui si realizzano e vengono riconosciuti all'interno della società a seconda della professione che svolgono all'interno della comunità sociale, e poi il momento della scuola pubblica come luogo di bildung, di formazione di esseri umani in senso pieno, in cui appunto ogni individuo uscito dalla famiglia particolare in cui è nato e cresciuto entra nella famiglia universale, così la chiama Hegel, della società che si occupa essa stessa di formare i nuovi individui tramite gli istituti scolastici. Il capitalismo borghese, cioè della fase dialettica del capitalismo, è ancora un capitalismo eticizzato. Il capitalismo, divenuto oggi assoluto, per poter essere tale, ha dovuto superare, aufgehoben nel senso hegeliano, ha superato l'elemento etico e si è imposto nell'odierna forma del tutto de-eticizzata. Se il capitalismo nella sua fase classica borghese era caratterizzato dall'eticità e dunque da una stabilità profonda, che si caratterizzava appunto per la famiglia come elemento della stabilità affettiva, per il posto di lavoro fisso come luogo della stabilità professionale e per la formazione stabile di un'identità culturale solida, radicata nella tradizione e proiettata verso un futuro diverso e migliore, ebbene l'odierno capitalismo post-borghese, di più antiborghese, è un capitalismo de-eticizzato e che rinuncia perciò stesso alla stabilità come elemento fondamentale dell'eticità borghese. È un capitalismo, quello odierno, possiamo ben dirlo, insieme flessibile e precario. Flessibile, giacché la nostra è l'epoca dell'accumulazione flessibile del capitale che continuamente muta la sua struttura, che continuamente si delocalizza, delocalizzando la produzione, facendo volatilizzare i capitali, di modo che la sua legge possa dominare ovunque, sempre rincorrendo la norma della legge dell'offerta, della domanda e dell'offerta, e per un altro verso è un capitale che fa valere questa flessibilità come precarietà, cioè come cotè soggettivo della flessibilità vissuta dagli individui in balia del capitalismo oggi assoluto ed eticizzato, che sono perciò stesso precari, nel senso sia lavorativo, giacché manca oggi la stabilità del posto del lavoro fisso, vincendo invece le logiche del precariato, manca poi la stabilità sentimentale affettiva, giacché la disgregazione della famiglia come luogo della stabilità affettiva è sotto gli occhi di tutti, vige oggi il profilo dell'individuo single, senza relazioni sentimentali autentiche e stabilizzate in forme etiche, e poi è la fine anche della stabilità formativa della scuola, che oggi è integralmente ridotta, sia la scuola sia l'università, a una pura azienda che
finisce per erogare debiti e crediti e non più per formare esseri umani in senso pieno, ma semplicemente, diciamo così, per fornire competenze che permettano all'individuo non di formarsi culturalmente, di prendere coscienza delle proprie radici culturali e di prospettare futuri migliori, ma di formarsi unicamente per il mercato del lavoro flessibile e precario, di modo che sia una pura testa calcolante e non meditante, di modo che manchi di ogni coscienza critica che gli permetta poi di mettere in discussione l'ordine disordinato e la logica illogica del mondo in cui è attualmente proiettato. Il nostro è effettivamente un mondo deeticizzato, senza stabilità affettiva, sentimentale e formativa, affidato alle logiche illogiche della precarietà e della flessibilità universali, in cui il precariato non è soltanto una forma contrattuale, peraltro la forma contrattuale in cui vince ancora una volta il capitale sul lavoro, il signore sul servo, perché nel precariato domina la flessibilità, che è un altro modo pudico, orwelliano, per chiamare la possibilità di licenziare indistintamente, indiscriminatamente il lavoratore a seconda delle esigenze del capitale e del mercato. È il capitale che vince con il precariato. Se vogliamo dirla diversamente, con il precariato è il capitale che in un colpo solo supera tutti i diritti e le acquisizioni che il servo aveva ottenuto con le lotte sul campo e si riprende tutto il capitale stesso, trasformando il lavoratore in pura merce, senza dignità, senza possibile futuro progettabile, riducendolo appunto allo statuto di pura merce che può essere utilizzata a seconda della domanda e dell'offerta, e non come se fosse invece un essere umano pieno di dignità e senza prezzo, con dei progetti, dei sogni, dei desideri e delle esigenze umane, appunto. Ma poi ancora il precariato, oltre a essere questo, ciò che già basterebbe a liquidarlo come un crimine ai danni della natura umana, è anche una condizione, è la condizione della nostra epoca liquida. Il precariato oggi è dappertutto, diceva Pierre Bourdieu, e Bauman ha parlato efficacemente di epoca liquida, società del rischio, ha detto Beck. La nostra è appunto l'epoca della compressione spazio-temporale, in cui tutto si velocizza e al tempo stesso si fa precario. Manca una stabilità nel nostro tempo. L'individuo oggi è ridotto tramite una nuova metamorfosi, mutazione antropologica, ecco, potremmo chiamarla con Pasolini, è ridotto a un puro atomo di forza lavoro flessibile, intermittente, tutto proiettato nel presente, senza radicamento nel passato e nella tradizione e senza proiettività in avanti verso il futuro e verso un'ulteriorità nobilitante da progettare e da preparare attivamente nel presente. L'uomo cessa cioè di essere quell'Entwurf, quel progetto, quell'essere gettato in avanti, come diceva Heidegger in Essere Tempo, cioè quella capacità di autotrascendersi continuamente progettando futuri alternativi con i quali dare un senso anche al presente e sempre richiamandosi anche al passato da cui si proviene. Ecco, l'uomo non è più questo oggi. Tramite la manipolazione organizzata del capitalismo deeticizzato, flessibile e precario, l'uomo è ridotto a individuo consumistico che si rapporta al mondo sempre solo tramite le logiche del consumo e dello scambio e che è proiettato in un'alienazione radicale in forza della quale non è capace di pensare il proprio presente e il proprio futuro se non nell'ordine totalitario dello scambio e del consumo di merci. Lui stesso ridotto a merce che si vende quotidianamente in forme flessibili e precarie, il tempo del precariato come dicevamo, senza identità, senza spessore critico, senza capacità dunque oppositiva rispetto a questa insensatezza divenuta l'unico senso del mondo, l'individuo cioè appunto è oggetto di una clamorosa metamorfosi antropologica. Il profilo antropologico dominante oggi nel capitalismo flessibile, assoluto, precario, deeticizzato è allora quello dell'individuo single, senza famiglia, dell'individuo single ridotto a forza lavoro intermittente e precaria, senza radicamento culturale, quindi senza radici, senza capacità proiettiva nel futuro, incapace di intendere altra lingua che non sia l'inglese dei mercati e dell'economia ipostatizzata in sola sorgente di senso del mondo. Il paradosso naturalmente è che il capitalismo flessibile colonizza anche le menti degli uomini.
impedendo loro il costituirsi di una coscienza critica o positiva. Ecco allora che gli uomini oggi costretti per via della precarietà lavorativa all'impossibilità del costituirsi di un nucleo familiare stabile, senza stabilità professionale non può neanche costituirsi la famiglia come stabilità sentimentale, ecco allora che gli individui senza lavoro fisso scendono in piazza a protestare contro la famiglia come forma borghese di esistenza, senza accorgersi che in realtà è la logica stessa del capitalismo post-borghese odierno dal 68 ad oggi che è per sua natura post-borghese e anti-borghese, non certo perché intende occasionare l'avvento della società senza classi e del sol dell'avvenire, ma perché invece deve neutralizzare l'ordine borghese insieme a quello proletario per imporre l'unico profilo del consumatore senza coscienza oppositiva, classista e senza la capacità di resistere a tutto questo. Deve superare i vecchi limiti, diciamo così, della cultura borghese, dell'etica, stabilità, appunto valore religioso e morale, imporre il piano liscio del mercato, la desimbolizzazione integrale, e in questo modo non libera l'umanità, ma libera solo se stesso il capitale. Già nei Grundrisse Marx notava come nel modo di produzione capitalistico libero è soltanto il mercato, il capitale, che pone se stesso come libero e tutto riconduce a sé, producendo quella mercificazione totale che non ha cessato di essere la cifra del nostro mondo reificato e della nostra società frammentata. Ecco allora che il capitalismo odierno è effettivamente antiborghese anche in quanto non stabile, privo di stabilità, quello che invece ancora c'era nella fase fordista e prima ancora nella fase borghese studiata mirabilmente da Hegel nei lineamenti di filosofia del diritto.